Buongiorno, buongiorno in diretta, in diretta. Sto tornando a casa. Ero andato in agenzia, però Sky mi ha chiamato, è tornato a casa con Leonardo stamattina e si trova un po' in difficoltà. Allora mi ha chiamato e vado a casa per dargli una mano. Vabbè, comunque in agenzia c'è Tiziano e ormai è grande, per cui se dovete prenotare non ci sono problemi, si può prenotare, però dovete considerare che domani è il 12-13, sono crani, 12-13-14 Festival dell'acqua, è Capodanno thailandese e quindi, morale della favola, bisogna sentire se si può uscire in barca. Penso che almeno un giorno non si potrà uscire, dopo non so che giorno, dico la verità. Però naturalmente poi quando venite per prenotare Tiziano lo dirà. Se avete bisogno di maggiori informazioni per quanto riguarda i tour, siete indecisi e volete magari qualche informazione in più, perché Tiziano non è che parla un italiano proprio fluente, si fa capire perché si capisce, però magari volete qualche informazione in più, vi fate chiamare da lui e io poi vi passo il telefono e io poi vi spiego, ok? Per cui non preoccupatevi. Non preoccupatevi che il meteo è buono, prenotare si può prenotare, l'unica cosa, vi ho spiegato, io non devo fare il mio dovere di papà e devo stare vicino a Sky e quindi e a Leonardo, è per la ragione per cui non posso essere sempre lì, però tutto il resto non vi dovete preoccupare. Il meteo tra l'altro è buonissimo, adesso sono qua, hanno anche parzialmente aperto la rotonda di Chalong, però vedete il traffico c'è sempre. Traffico perenne, colonna perenne, e fa un caldo bestia perché fuori ci sono 38 gradi, mentre qua in macchina ce ne sono 32, c'è caldo anche qua dentro con l'aria condizionata a manetta, pensate voi. C'è veramente molto caldo. Preparatevi se siete in arrivo a Phuket, perché è veramente un caldo di quelli pesanti. Ormai è piovuto un pochettino, ma proprio una roba di sera, ma poco, poco, veramente poco, e ormai è già 2 o 3 giorni che non piove neanche una goccia, per cui c'è una gran carenza idrica. Molto probabilmente sarà un Songkran, un festival dell'acqua molto asciutto. Poca acqua, non c'è più acqua. L'hanno costruito dappertutto e quindi ci siamo ritrovati con l'isola piena di cemento e fanno le cose un po' alla minchia di cane, come si suol dire. E poi i risultati si vedono. Va bene, dai, io vi saluto, vi ringrazio, vi ripeto, non ci sono problemi, quindi sia a livello meteo, oggi tra l'altro c'era anche Rock Island, si possono fare anche le gite quelle tra virgolette a lungo raggio, poi molti mi chiedono delle Surin, delle Similan. Ormai ho perso anche un po' di amore a spiegare la storia delle Surin e delle Similan, perché sono sempre quelle che ripeto comunque per l'ennesima volta: le Similan hanno ridotto di molto il discorso degli ingressi, limitandoli a 3.400, che sono un numero esagerato, considerato che poi si ritrovano tutti all'isola numero 4, che poi oltre al limite di ingressi hanno anche limitato le zone dove
dove si può scendere, che sono due isole, la 8, quella del viewpoint, e la 4, quella dove c'era il campeggio, che non c'è più. E lo snorkeling è una roba pietosa, perché lo snorkeling alle Sea Milan ormai è qualcosa di... è meglio farlo Catta Beach, lo snorkeling, che alle Sea Milan. Tanto per farvi un raffronto, perché non vi portano dove non c'è niente da vedere, proprio perché non vogliono che dove ci sono i coralli, ci sono, non vi portano, proprio perché non si rompa quello che ormai c'è rimasto. Ed è per questo che vi consiglio di andare a Rock Island, cioè lasciare perdere, ma dormo a Kaolack, tutte rotture di coglioni, no? State a Phuket, che è meglio, che a Phuket ci sono tante belle spiagge e tante belle cose da fare, da vedere. Che se andate a Kaolack dopo mezza giornata vi siete già frantumati i coglioni, perché non c'è niente di niente, zero, tranne le Simian e le Suri, il resto è zero. Quindi anche le spiagge, una rottura di coglioni, non c'è niente. Per cui non, io lo sconsiglio. Poi naturalmente, se uno ci vuole andare a tutti i costi, noi le Simian le facciamo anche partendo da Phuket, senza andare a Kaolack a dormire, e le Surin invece no, bisogna partire da, per forza, da Kaolack. Però c'è i rock lì, perché devi da Phuket, ma perché devi andare fino a Kaolack? Sono cose che non capisco. Tra l'altro, poverini, alle Surin una cosa caratteristica era il villaggio degli zingari di mare, che è stato raso il suolo, bruciato, vabbè, forse l'avranno già ricostruito, non so, successo un mese e mezzo fa, per cui magari l'hanno già ricostruito, ma non penso ci portino più i turisti, neanche perché se devono ricostruire il villaggio, per cui cazzo ci andate a fare le Suriname. Cioè non ci sono spiagge alle Surin Island, e c'è la spiaggia dove si va a mangiare, che sarà 7 metri di spiaggia, per il resto, tra l'altro, neanche sabbia bianca, perché è una spiaggia brutta, per il resto è snorkeling, per cui da tanto vale andare a Rock Island, che l'altra là almeno ci sono le spiagge. Va bene, dai, io vi saluto, vi ringrazio, vi ripeto, non ci sono problemi, gli orari comunque dell'agenzia sono sempre 9 del mattino, 5 del pomeriggio, anche perché più tardi poi, oltre a Songkran, la gente ha i suoi impegni, e quindi le agenzie e gli operatori che organizzano i tour naturalmente chiudono e non si riesce più a prenotare. Va bene? Ciao, buona giornata a tutti quanti, saluti dalla caldissima Phuket.